Buonasera amici sportivi e benvenuti a una nuova puntata della carrellata della Serie A, che in realtà questa è la penultima puntata di questa annata 2021-2022, a parte che questa è la penultima giornata del nostro campionato di Serie A e quindi la carrellata della Serie A. Come sempre il calcio viene riassunto a fine weekend e quindi questa volta ci andiamo a riassumere come sempre le consuete partite di questa 37esima giornata di Serie A. Allora direi che possiamo incominciare a riassumere tu come uno per volta e vi faccio sapere tutto a voi. Allora, Empoli Salernitana 1-1, che la Salernitana si sta sacrificando per lottare contro per lottare di non retrocedere in Serie B e sta lottando comunque per la salvezza. Verona Torino 1-0 per il Torino. Udinese Spezia 3-2 per lo Spezia. Roma Venezia 1-1. Derby dell'Emilia Romagna, Bologna Sassuolo 3-1 per il Sassuolo. Napoli Genoa 3-0 per il Napoli. Milan Atalanta 2-0, che hanno giocata prima di sera, che a parte la festa scudetto ancora è stata rinviata per i rossoneri, che ancora si dovrà decidere chi tra i due sarà campione d'Italia, o il Milan o l'Inter. Ma io comunque, da tifoso juventino personalmente, spero che lo vinca il Milan. E tra l'altro la festa scudetto per i rossoneri ancora non è ancora, quindi per il momento è rinviata. Ma andiamo avanti. Cagliari-Inter 3-1 per l'Inter, che è l'altra partita che si è appena terminata. A seguire, per andare a concludere questa 37esima giornata, ci saranno Sampdoria-Fiorentina alle 18.30 e alle 20.45 Juve-Lazio, che vi farò esattamente come sempre il pronostico facendo il sondaggio, magari non separando ma lo provo a fare unito, quindi comunque farò un post facendo il sondaggio mettendo le due partite per andare a pronosticare, quindi Sampdoria Fiorentina e Juve Lazio. Quindi cercherò di fare un post nella community del mio canale per fare appunto il sondaggio, di fare come da pronostico. Quindi da una parte c'è Sampdoria Fiorentina, poi dall'altra Juve Lazio, dove lì andrete a fare i vostri pronostici, che come sempre lo trovate nella community del mio canale quando posto esattamente i post per fare i pronostici delle altre partite per concludere questa ennesima giornata di Serie A. Va bene ragazzi, io concludo qui e se il video è piaciuto lasciate mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, mettete la campanella, quello spesso è tutto e noi ci vediamo al prossimo video con un'altra puntata della carrellata della Serie A. Ciao, alla prossima!